ore 18:34, buonasera. In primo piano oggi la foto scattata dall'Istat del nostro paese. Sempre meno le nascite, ma in compenso gli italiani invecchiano di più, molto più tardi e i giovani escono dalle famiglie di origine quando non sono più giovani. Leonardo Possati. Solo la Grande Guerra, unita all'epidemia di spagnola, riuscirono a condurre l'Italia in una recessione demografica simile a quella che il paese vive oggi. Nel 2018 sono nati 439.000 bambini, 140.000 in meno rispetto a 10 anni prima. Il rapporto annuale Istat sullo stato di salute del nostro paese mette in luce chiaroscuri del momento che stiamo attraversando e sottolinea le criticità. Sicuramente la più impellente è la questione demografica. Siamo un paese nel quale il 45% delle donne tra i 18 e i 49 anni non ha figli. A salvare un po' la situazione, di per sé critica, ci sono i cittadini stranieri residenti in Italia. Il contributo dell'immigrazione da questo punto di vista va in qualche modo riducendosi. Perché? Perché c'è un'assimilazione anche degli stessi stranieri ai modelli di comportamento della popolazione italiana. Dal rapporto dell'Istituto di Statistica emerge una fotografia del nostro stile di vita, con i giovani che escono tardi dalla famiglia e sperimentano percorsi di vita meno lineari rispetto al passato, e gli anziani che invecchiano bene rispetto ad anni fa e possono diventare una risorsa. Valorizzare questa componente anziana, che non è necessariamente solo da scattare, forse possiamo riuscire a mantenere un certo equilibrio in quello che è tutto il discorso del welfare, pensioni ma anche sanità naturalmente. Dopo la crisi il mercato del lavoro è tornato ai livelli del 2008, ma purtroppo di questa crescita beneficiano solo le regioni del centro-nord. Nel mezzogiorno vi sono ancora 260.000 occupati in meno del 2008. I problemi arrivano dunque quando si guarda al quadro economico. Secondo l'Istituto di Statistica c'è infatti il rischio di una contrazione del prodotto interno lordo nel secondo trimestre. Il nostro rimane poi un paese nel quale persiste una forte sacca di miseria, con 5 milioni di individui poveri. E come avete sentito, resta nel paese la zona d'ombra della povertà, dove opera però tanta Italia del bene, come le missionarie che a Milano sfornano 450 pasti al giorno per i poveri, a volte insospettabili, in una mensa che cura anche un'altra sofferenza, quella della solitudine. Luciano Piscaglia. Siamo nella cucina della mensa delle suore francescane missionarie di Maria a Milano, non in periferia ma in zona universitaria, non lontano dal centro. Oggi abbiamo preparato una pasta al ragù con carne halal, perché qua ci sono i musulmani, per cui dobbiamo adattarci anche a quello. Nella mensa delle suore i cuochi sono professionisti di una grande azienda della ristorazione. Il servizio è offerto da circa 220 volontari che si alternano in gruppi di 20 alla volta. Ogni giorno si servono centinaia di pasti, anche oltre 450 nei periodi di maggiore affluenza. Li vedo attraverso, ma mi rendo conto che c'è molta gente veramente che è povera, che ha bisogno. Ma la maggior parte sono extracomunitari, persone che sono per la strada. Alcuni veramente disperati sicuramente, altre persone magari può essere un papà che è separato, non lo so, una nonna. Sempre gli italiani in aumento, italiani che voglio dire divorziati, voglio dire pensionati con 400 euro al mese. Migranti, ma anche tanti italiani, pensionati, giovani senza lavoro, padri separati, sono i volti dei nuovi poveri di Milano. Persone che sono in difficoltà economica, ma persone anche che forse, questo credo io, perché ovviamente non posso esserne certa, ma vengono anche per stare un attimo insieme a qualcun altro, qualcuno che non hanno vicino fuori da qua. E noi siamo qui, penso, principalmente per questo, oltre per dare una mano alle suore, eccetera, ma per stare vicino a loro, per cercare di dare una mano e un sorriso. La politica italiana si sposta a Bruxelles per il Consiglio europeo, sul tavolo anche la questione dei conti italiani. Augusto Cantelli. La lettera è chiara, rispettiamo le regole. Nel giorno in cui il Consiglio europeo esamina i conti italiani, il Premier difende le scelte del governo. Come i conti vadano meglio del previsto. Quindi noi potremo certificare che siamo intorno al 2,1 e non al 2,5 come prescrive e prevede la Commissione europea.
Nel CDM di mercoledì prossimo verrà varato l'assestamento di bilancio. Tutti d'accordo nel mettere a disposizione il tesoretto di 2 miliardi per l'abbassamento del deficit. Nessuna intesa invece sulla destinazione dei risparmi, circa 3 miliardi, da reddito di cittadinanza e quota 100. Per quanto riguarda il commissario europeo, si continua a fare il nome di Giorgetti. Era pronto per andare a Bruxelles? Ma. Ci come va volentieri se glielo chiedono, però. È come il calciomercato questo qui. No, però se glielo chiedono ci va volentieri. Sulla bufera CSM, grande attesa invece per domani per il plenum straordinario del Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal capo dello Stato Mattarella. All'ordine del giorno la sostituzione dei magistrati che si sono dimessi in seguito all'inchiesta su Palamara. E proprio il capo dello Stato oggi ha precisato che l'accoglienza è un dovere costituzionale. Nel messaggio per la giornata dei rifugiati, 70 milioni del mondo in fuga da guerre e violenze. Luigi Ferraiuolo. La protezione dei rifugiati è un dovere costituzionale, lo ribadisce il capo dello Stato Sergio Mattarella nel messaggio per la giornata mondiale del rifugiato. Nessun paese da solo è in grado di rispondere all'emergenza, ha spiegato Mattarella. L'Unione Europea deve sviluppare una politica comune. 70 milioni sono i migranti economici in fuga dai loro paesi, di cui quasi 30 milioni, 29,4, sono veri e propri rifugiati o richiedenti asilo. Parallelamente in Italia l'impatto degli sbarchi e delle richieste di asilo si sta riducendo. Nel 2017 c'erano 184.000 migranti ufficiali. La stima per quest'anno scende a 113.000. Su 420.834 domande esaminate dal nostro paese dal 2014 al 14 giugno 2019, solo il 7,3% sono di rifugiati, commenta i dati il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Più del 60% invece sono clandestini. Sul sagrato della chiesa di San Gerlando a Lampedusa hanno dormito questa notte i volontari del forum Lampedusa Solidale. Continueranno a farlo nelle prossime notti in segno di solidarietà con la nave della ONG Sea-Watch, ferma da una settimana in acque internazionali con 43 migranti recuperati in acque libiche. Secondo il decreto sicurezza bis, la nave non può sbarcare in Italia. La Sea-Watch ha fatto ricorso al TAR del Lazio per contestare la norma. Ed è un richiedente asilo, Omar Amin, che vive in un centro di accoglienza latina che domenica scorsa ha salvato due bambini che rischiavano di annegare in mare. Oggi Omar è stato premiato dal sindaco di Latina. Beatrice Bossi. E domenica sono venuto qua con bicicletta, ho lasciato bicicletta fuori e è passato con i piedi a guardare, prendo un po' di aria, solo seduto. E visto due bambini dicono aiutare, aiutare. Al grido dei bambini che chiedevano aiuto, Omar non ha avuto dubbi, si è tuffato, vestito e con il cellulare ancora in tasca. Poi io subito ho portato uno fuori e poi l'altro. E tutta la gente dire bravi, salutare. I due bambini ora stanno bene, hanno 6 e 8 anni, sono fratello e sorella. Quando si sono ripresi dallo spavento hanno cercato il loro salvatore, ma Omar era già andato via. Qualche bagnante però l'aveva riconosciuto e nel giro di poche ore è stato incoronato come un vero e proprio eroe. Chiesto un po' d'aiuto in giro, però nessuno ha visto che gli desse una mano, insomma, e si è buttato. Senza esitare. Omar ha 23 anni, ha salvato dal mare ed è stato salvato. È arrivato in Italia nel 2017, infatti, con un barcone che ha attraversato il Mediterraneo. Ora vive nel centro di accoglienza di Latina e lavora come falegname in una ditta della provincia pontina. È scappato dall'Egitto, dove ha lasciato la famiglia, per chiedere asilo politico in Italia. In attesa di risposta rinnova il permesso di soggiorno e quando vede qualcuno in difficoltà non esita a dargli una mano. Seconda prova di maturità per gli studenti italiani, Tacito e Plutarco per il classico, problemi di matematica e fisica per lo scientifico. Anche oggi divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone e tablet. Li ha incontrati Nicola Ferrante. Assolutamente contorto, con formule che non si utilizzano spesso, quindi ci siamo trovati veramente in difficoltà inizialmente, anche se la preparazione è stata ottima durante tutti gli anni. Visi stravolti all'uscita della seconda e ultima prova scritta, quella caratterizzante della maturità. Troppo difficile, lo dicono senza mezzi termini, i ragazzi dello scientifico. Molto difficile, più che altro tutto il tempo, bisogna stare proprio concentrati tutto il tempo. Siamo già pure già un po' stanchi a fine anno, quindi...
Poi il livello è alto, devo dire, c'è ancora gente su impanicata. Queste le tracce in tutti gli istituti con la regola della doppia prova, latino e greco al classico, escono Tacito e Plutarco, matematica e fisica allo scientifico con due problemi su elettromagnetismo e un condensatore. Lettera a una professoressa di Don Milani per le scienze umane, dall'autoritratto al selfie oppure lo sbarco sulla luna all'artistico. Ammettono di essere stati facilitati gli studenti del classico. Il brano tratto dalle storie di Tacito è complesso, ma a facilitarli per due motivi c'è il testo in greco di Plutarco. Il primo è che sullo stesso tema la vita dell'imperatore Galba, e il secondo è che quello greco è già tradotto per un'analisi di tipo storico. Diciamo che la versione era abbastanza facile alla fine, non era fattibile, soprattutto ha aiutato molto il fatto che ci fosse il testo greco tradotto, che era praticamente uguale a quello latino, e quindi... Fammi capire, la parte in greco era già tradotta, giusto? È già tradotta, e quindi quando vai a tradurre quella in latino puoi prendere spunto dalla parte in greco. Una traccia, sì, sì. Adesso si guarda già all'orale rinnovato, niente tesina, si estrarranno tre buste per avviare il colloquio. Sì, il mio orale è il 5 luglio, quindi ho tempo, ora ci andiamo un attimo a rilassare tutti al mare oggi pomeriggio e poi si inizia a ripassare. Il nuovo capo di Stato Maggiore della Marina Militare è l'ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, già a capo del comando operativo di vertice Interforze. Nella foto lo vedete nell'incontro stamani con il presidente Mattarella al Quirinale. Oggi a Mosca, diretta con la nazione, l'evento annuale in cui Vladimir Putin si confronta con il popolo russo. Una lunga videointervista per esprimersi su tutto. Marco Burini. Solito sguardo di ghiaccio, solito tono secco e deciso qualunque cosa dica, senza smorfie, senza sorrisi, dritto al punto. Vladimir Putin ha parlato alla Russia in diretta a reti unificate. Una maratona televisiva che si ripete da 17 anni, ma che arriva quando il consenso è in calo, sotto il 50%. C'è sempre più gente che non arriva a fine mese, mentre l'età della pensione è stata alzata di 5 anni. Putin ha ammesso che le cose non vanno bene e ha promesso un'inversione di tendenza per aumentare gli standard di vita. Ma per ricompattare i russi, il presidente ha giocato la carta dell'orgoglio nazionale contro un Occidente che non cambierà mai, neanche se sputassimo sui nostri interessi nazionali fondamentali, ha detto. Putin è pronto a parlare con Trump nel G20 di settimana prossima in Giappone, ma non sarà facile, visto che, ha fatto notare, negli Stati Uniti è cominciata la campagna elettorale e c'è chi inventa fake news sulla Russia. Ma che i russi abbiano messo lo zampino nell'elezione di Trump non è una bufala. Ha poi difeso l'Iran, facendo capire che la matassa Medio Oriente non si sbroglia senza la Russia. Ha minimizzato l'impatto delle sanzioni occidentali per l'annessione della Crimea e snobbato l'inchiesta internazionale sull'abbattimento sui cieli dell'Ucraina del volo MH17, per cui ieri sono stati incriminati tre ex militari russi legati ai servizi segreti. Imperturbabile come sempre, l'ex colonnello del KGB. Restiamo all'estero, in Grecia segnali economici di crescita fino al 2,2% del PIL, ma accanto a settori in ripresa resta la fatica delle piccole e medie imprese. Quella che segue è la storia di un imprenditore che stringendo la cinghia è riuscito ad attraversare la crisi. Da Atene, Massimiliano Cocchi. Davanti al tempio di Zeus, Jacqueline vende gita ai turisti. Per 40 euro si fa il giro di Atene, del Pireo e della costa. Dice che le cose vanno abbastanza bene. A due passi dall'Acropoli, Costas vende cappelli e dice soddisfatto che quest'anno ci sono tantissimi turisti e gli affari vanno molto meglio degli anni scorsi. Se il turismo è ripresa, però, non vale altrettanto per altri settori dell'economia, in particolare per le piccole e medie imprese artigiane che producevano un quarto del PIL nazionale e garantivano il 75% dell'occupazione. Tiros Kannelopoulos è il proprietario del più famoso marchio di borse per donne in Grecia. Quando è arrivata la crisi ho fatto quello che Darwin dice di fare, mi sono adattato, ho abbassato i prezzi, una borsa da 50 euro ho cominciato a venderla a 25, stessa borsa, stessa qualità. Ero molto ricco ma non ho mai speso soldi per ville o barche, così ho potuto affrontare la crisi anche se ho ridimensionato l'azienda. Tiros aveva 50 dipendenti, 6 negozi monomarche, altri 35 in franchising, fatturava 5 milioni di euro l'anno. Oggi i dipendenti sono 17, sono rimasti solo 6 negozi e il fatturato è di poco superiore al milione. Questa è una crisi che viene da lontano, dagli anni 80, quando dall'Unione Europea qui arrivavano montagne di soldi che servivano per rendere competitivo il nostro sistema. Quei soldi li abbiamo spesi male e oggi siamo ridotti così.
La convinzione di Tiros è che il default e l'uscita dall'Europa che qualcuno auspicava qualche anno fa avrebbero avuto conseguenze disastrose. Il mercato comune per noi è vitale. Compriamo le pelli in Italia e oggi produciamo questa collezione per conto di alcuni negozi in Svizzera e Inghilterra. E proprio sul mercato estero speriamo di rilanciare la nostra azienda. Incontro oggi a Roma nella sede di aiuto alla Chiesa che soffre con l'Arcivescovo di Colombo, con Paolo Fucili, il cardinale Malcolm Rangit parla della situazione difficile dei cristiani, delle tensioni dopo gli attentati di matrice islamista, del dolore vissuto dai nostri fratelli in Sri Lanka. C'è un marito che ha perso moglie e 3 figli. Quando sono andato a visitarlo, lui mi ha detto che prima, quando tornava dal lavoro, 3 figli correva a lui e oggi non c'è nessuno, solo la casa vuota. Il cardinale Rangit non nasconde né dolore né paura perché 2 mesi dopo i massacri di Pasqua di quasi 300 innocenti tra chiese ed alberghi di Colombo nello Sri Lanka. C'è sospetto che ci sono altri addestrati bombe suicide. Incontro oggi a Roma nella sede di aiuto alla Chiesa che soffre. Parla dei suoi incontri in moschea per stemperare le tensioni dopo gli attentati di matrice islamista, della rabbia perché, spiega, il disastro poteva essere prevenuto se le autorità avessero preso sul serio l'avviso dei servizi segreti indiani, ripetuto persino poche ore prima. Adesso perciò, invece di rimpallarsi le colpe, loro devono fare il loro dovere di nominare una commissione indipendente e chiedere che sia una inchiesta giusta e corretta. La verità, insomma, chiede il cardinale, prima ancora che aiuti per 176 bambini ora orfani di uno o entrambi i genitori, famiglie impoverite perché han perso chi le sostentava, 2 sportelli di consulenza psicologica per i traumatizzati da tanto orrore. La cronaca ci riporta in Italia per la strage di Viareggio, confermate in appello le condanne ai vertici delle ferrovie. 7 anni per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di FS-RFI. 6 anni per Michele Mario Elia, ex amministratore delegato di RFI. E Vincenzo Soprano, ex amministratore delegato di Trenitalia. Scattata la prescrizione per i reati di incendio e lesioni plurime colpose. Nella notte, lo ricorderete, del 29 giugno del 2009, un treno merci di 14 carri cisterna contenenti GPL deragliò in stazione, esplodendo e provocando 32 vittime. E mentre Andrea Camilleri lotta tra la vita e la morte, scoppia una polemica per un editoriale di Vittorio Feltri sul quotidiano Libero, ritenuto offensivo verso lo scrittore siciliano. Il nostro Paolo Borrometi con Sandro Ruotolo si dichiarano autosospesi dall'ordine dei giornalisti, cui appartiene anche Feltri. Immediata la risposta del presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Carlo Verna, che precisa come non ci si possa autosospendere dall'ordine dei giornalisti, ma solo cancellare. Resta comunque praticabile, aggiunge Verna, la strada del ricorso a provvedimenti disciplinari verso i colleghi che infrangono le regole. Dopo 4 anni, domani, Papa Francesco torna a Napoli per partecipare ad un convegno organizzato dai padri gesuiti sul tema La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo. Sul senso dell'incontro e della partecipazione del Papa, Gennaro Ferrara ne ha parlato con padre Mario Imperatori, docente di teologia dogmatica e storia della Chiesa. Lo scopo è quello di riflettere sulla teologia dopo questo documento di Papa Francesco che riforma un pochettino gli studi ecclesiastici, ma di farlo nel contesto del Mediterraneo, che è appunto il contesto nel quale ci troviamo a Napoli, e l'intervento del Papa ci aspettiamo che ci dia, che riprenda quanto da lui stesso scritto già nel proemio a questo stesso documento, però con riferimento particolare al contesto mediterraneo. Ecco, questa è la cosa che ci aspettiamo, oltre che essere sorpresi del fatto che per la prima volta un Papa partecipa come relatore a un convegno. Perché è importante il contesto storico e geografico rispetto alla teologia? La teologia cambia a seconda della storia e della geografia?
Ma noi dobbiamo anzitutto parlare in termini cristiani. Allora, quando parliamo in termini cristiani, sappiamo che Dio si è fatto uomo e si è fatto uomo in un uomo preciso, Gesù di Nazareth, in un contesto preciso, che è un contesto culturale, contesto religioso, contesto geografico, contesto sociale, contesto storico. Quindi non vedo come si possa fare teologia cristiana prescindendo da tutto questo anche oggi. Ed ora la pagina della cultura. Negli ultimi anni il Museo Nazionale di Reggio Calabria ha visto una crescita costante di visitatori. Lo visitiamo assieme a Barbara Masulli. Bellezza, forza, perfezione. Bronzo A e bronzo B, così gli esperti chiamano i bronzi di Riace, sono i fiori all'occhiello del Museo Nazionale di Reggio Calabria. Perché è così importante la stanza in cui ci troviamo? La stanza è questa, è la più importante al mondo, sa perché? Perché noi siamo di fronte a due statue originali in bronzo del V secolo. Se pensiamo che in tutto il mondo sono cinque, basta fare due calcoli. Le statue furono rinvenute in mare nel 1972 a Riace da un giovane sub romano, ma sul ritrovamento e sulla storia dei bronzi non si conoscono tutti i dettagli, a cominciare dall'autore e dall'identità dei due guerrieri. Le teorie sono tantissime e noi abbiamo incontrato l'archeologo Daniele Castrizio, che ha formulato una nuova ipotesi. Queste statue furono viste a Roma, le vie di Taziano. Taziano è un retore cristiano della metà del II secolo, il quale dice che queste due statue che rappresenterebbero i fratricidi, i figli di Edipo e Teocle, che è lui, e Polinice, che è l'altro, i quali stanno per combattersi nel duello finale che finisce la saga dei Sette a Tebe. E dice che questa statua era a Roma e dice che era opera di Pitagora di Reggio. Cosa l'ha colpita particolarmente del museo? Dei bronzi? Bellissimi, era un desiderio che avevo da tanto di poterli vedere. Ringrazio i bronzi perché mi ha permesso di vedere il resto del museo che non conoscevo, che ci sono delle cose particolari davvero. Da quando è stato riaperto nel 2016 il museo ha registrato una crescita costante dei visitatori, soprattutto nel periodo estivo. L'anno scorso abbiamo avuto circa 227.000 visitatori, speriamo quest'anno di raggiungere anche 250.000. Noi ci fermiamo qui, vi lascio ad un inedito Monsignor Romero, giovane sacerdote e fotografo a 39 anni dall'ordinazione del Santo Martire. Lo racconta il Museo della Parola e dell'Immagine a San Salvador, dove fu ucciso da un cecchino degli Squadroni della Morte mentre stava celebrando messa. A seguire Attenti al Lupo, le notizie del TG2000 tornano alle 20:30. Buona serata.